L'emergenza sanitaria riguardante il coronavirus ha avuto ripercussioni su tutti gli ambiti sanitari e ospedalieri, sui nostri servizi, anche sull'attività della pediatria e dell'ostetricia e ginecologia. Per questo motivo, in questo video che vi presentiamo oggi, il dottor Zaglia, primario della pediatria di Legnago, e il dottor Torazzina, primario dell'ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Legnago, ci spiegheranno quali sono stati i risvolti della pandemia per i reparti che dirigono e in particolar modo entreranno nel dettaglio dei percorsi che le donne in gravidanza possono seguire durante e dopo il parto, e anche nel percorso che l'accompagnerà a questo evento, in particolare come la situazione oggi, fornendo informazioni utili sulla gravidanza, sull'allattamento e su come i compagni e le famiglie possono accompagnare questo lieto evento. E sappiamo che la nascita è un evento naturale e avviene anche in caso di catastrofi o di epidemie, come in questo caso appunto del coronavirus. Però quando si diventa genitore in questo periodo emergono tutta una serie di dubbi, di paure, di ansie che di solito si tende a condividere o con le persone che vivono la stessa esperienza oppure con i professionisti del settore, che nel nostro caso sono quelli dei corsi di preparazione al parto. Da quando è scoppiata l'epidemia, noi abbiamo cominciato a cambiare il modo di fare questi corsi di preparazione al parto. A parte l'inizio, che siamo stati un attimino un po' spiazzati, ma nel giro di pochissimo tempo ci siamo attrezzati di telecamere e attraverso le piattaforme web fornite dall'azienda abbiamo fatto dei corsi di preparazione online. A tutt'oggi ci sono questi corsi di preparazione online che servono proprio per fugare ogni forma di dubbio e ogni preoccupazione da parte dei futuri genitori. Un altro tipo di cosa che è cambiato dal periodo Covid, è l'accesso all'ospedale, perché ovviamente dobbiamo salvaguardare la salute sia dei genitori che del bambino che sta per nascere, ma anche degli altri utenti che si rivolgono alla nostra struttura. Però per noi centrale è sempre stato la triade genitore e bambino, e poi una volta nato il bambino anche il pelle a pelle successivo, che da noi dura fino a 2 ore. E quindi non è mai stato negato l'accesso al papà, al futuro papà. Il nostro compito è sempre stato quello, ovviamente, di rassicurare le donne, e anche perché si è visto che gravide e positive erano pochissime, bambini nati ancora meno. Cioè, questo parlo nel mondo perché a Legnago non si è mai presentato nessuna donna che è risultata positiva, non è mai neanche nato nessun tipo di bambino positivo. E in più, anche dove si sono verificati questi casi, sia le gravide che i bambini non hanno necessitato né di ricovero ospedaliero né tantomeno di ricorrere alle terapie intensive. Per quel che riguarda invece il rischio di contrarre l'infezione in ospedale, anche qua fin da subito ci siamo attrezzati con dei protocolli che prevedevano di salvaguardare in ogni momento la salute di chi accedeva a questo ospedale. Prova ne è che in questo nosocomio non sono mai stati riscontrati casi di trasmissione di coronavirus alle pazienti. Riprendo quello che diceva Marco prima sulla perinatalità e il Covid. Siamo ospedale amico del bambino, dovevamo mantenerci coerenti con questa linea di comportamento e l'abbiamo fatto di concerto tutte e due, il papà presente e il bambino con la mamma dopo il parto. Non abbiamo avuto nessun problema di tipo infettivo significativo, ma soprattutto abbiamo proseguito quello che stavamo facendo prima. La nascita è un evento naturale e non si può rimandare. L'ambulatorio si può fare a distanza, la nascita no. La nascita va fatta in ospedale, abbiamo continuato a farlo. Il contatto è stato adottato con le misure necessarie. L'allattamento, l'allattamento non va interrotto, l'allattamento va iniziato, proseguito, abbiamo stimolato tutte le mamme a proseguirlo. La mamma con l'influenza allatta, la mamma con il Covid allatta con la mascherina, con le mani pulite. E non ci sono state segnalazioni anche in letteratura internazionale di trasmissione verticale del virus. Cosa aggiungere? Ma insomma, che comportamenti adottare adesso? Quello che ci fa più temere è la scuola in questo momento. Quindi un bambino che arriverà con la febbre può avere di tutto. Certo, come prima, vacciniamoci e vacciniamoli per
per l'influenza. Da 6 mesi in poi sono vaccinabili e andrebbe fatto, non solo per proteggere loro, ma per proteggere anche la famiglia che è a casa. Ecco, sul resto direi corsi a distanza proseguiti, ricoveri. Abbiamo visto molti meno ricoveri in pronto soccorso e nella nostra pediatria. Adesso stanno riprendendo. Direi di continuare in questo modo e riacquisire la normalità per quanto possibile.